Wenn man über die italienische Ratspräsidentschaft redet, dann heißt das immer, ja, du seid vorsichtig, dass ihr den Berlusconi nicht kritisiert wegen dem, was der in Italien tut. Denn das hat ja hier im Europaparlament nichts verloren. Ja, wieso ist Italien nicht Mitglied der Europäischen Union? Evidentemente vi manca il sole dell'Italia. Non siete venuti e non avete mai acceso, mai acceso, mai acceso, mai acceso una televisione italiana. Come si fa a conciliare democrazia e integrazione? Ebbene, I think it is deeply possible to reconcile democracy and integration. Of course, integration. E lunedì sera, o comunque in ritardo martedì, Monti, Fini e Casini restano fuori dalla Camera, mi ubriaco. Sembra che in Italia valori come serietà, moralità e onestà ostacoli nella politica. Lavorare in questo settore significa troppo spesso mettere da parte questi valori e svuotare di significato qualsiasi ideale, trasformandolo in semplice slogan. O lei fa un accordo con il PDL o va a sbattere la testa al muro, sbaglio? Guardi che non la metta giù così per favore, sa? La cosa che dico è una proposta di cambiamento. Altre idee sono solo di precaria e improbabile governabilità senza cambiamento. Non c'è governabilità senza cambiamento. Non c'è senza cambiamento. Già deciso. No, deciderà. E non darà fiducia a un governo dei partiti. Ti pregherei di spegnere i cellulari. Grazie. Fa bene Grillo a denunciare immediatamente, come ha fatto in questi giorni, le manovre giustamente definite mercato delle vacche. Il dibattito è apertissimo nel Movimento 5 Stelle. Non puoi neanche capire cosa stiamo facendo. Si sta disgregando tutto. Noi abbiamo iniziato questo procedimento, che sta andando adesso avanti. La figura del leader in Italia è divenuta sempre più centrale col passare del tempo, oscurando le vere novità che si paravano all'interno dei partiti di volta in volta. Il personalismo nella politica, soprattutto quando si è spinto sino al limite, è risultato estremamente dannoso per la democrazia. Questo ha contribuito ad ingigantire il disinteresse pubblico, che è sì per la politica, ma anche per lo Stato e la società. Cari amici, abbiamo deciso di fare le elezioni primarie e si svolgeranno con regole trasparenti, semplici, aperte a tutti e capaci di consentire la migliore partecipazione, la maggiore partecipazione di tutti gli italiani al rilancio del centrodestra italiano. Si vuole girare ancora un'altra volta? E credo di poterlo fare in parte, perché delle volte il centrodestra e il Popolo della Libertà hanno deluso anche me. Un po' da protagonista, e del resto lui è il detentore del titolo. Quella è la strada. È la strada che ha detto il PD. Se Bersani serve per aiutare questa strada, Bersani c'è. Se Bersani fosse un ostacolo su questa strada, Bersani è a disposizione, perché prima di tutto c'è l'Italia. Io non credo che faccia loro paura il mio presunto liberismo, credo che faccia molta più paura la mia e la nostra libertà. Adesso noi li vogliamo vedere, il Partito Democratico lo vogliamo vedere all'opera. Hai visto i candidati che sono sul palco quando Grillo fa i comizi? No, sono lì impacciati, sono facce normali, un po' smarriti. Non possono parlare, non fare interviste, non possono andare in TV, sono lì, fermi, ogni tanto dicono vaffanculo, no, però sono fermi lì. Ma c'è la democrazia nel Movimento 5 Stelle? C'è la democrazia, quella cosa che uno urla e tutti dicono sì, allora noi ce l'abbiamo. È stato facile in questo modo approfittarsi di disperazione e ignoranza. E quindi chiunque abbia ottenuto
discreto o totale successo popolare non l'ha ottenuto per reali capacità o meriti, ma semplicemente per la sua bravura nel dare spettacolo e ottenere consenso. In tempi che non si prolunghino insostenibilmente, essendo ormai trascorso un mese dalle elezioni del nuovo Parlamento. Vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation. Gran capochon, Sarkozy. Basta. Basta, oggi sui giornali, tutti i giornali italiani, fate quello che dovete fare, è presto, e sbrigatevi. Oh, noi siamo italiani, noi le cose le prendiamo con calma. Adesso, te posso dire una cosa, Sarkozy, te la posso dire, stai sciallo. E non rendersi conto che oggi il mondo ci chiede di correre a una velocità doppia. Libertà di informazione, dopo tutto, significa pluralità di mezzi e opinioni, perciò nessuna di esse dovrebbe essere etichettata a priori. Nonostante ciò, occorre stare molto cauti nell'interpretare la novità come positiva indiscriminatamente, altrimenti si rischia ancora una volta di cadere nella logica del meno peggio e della protesta sterile, che ha regnato sempre più padrona negli ultimi decenni, provocando danni inquantificabili. Con chiarezza una cosa, che in politica si può anche perdere. Io non ho un curriculum eccezionale, nel mio curriculum non troverete titoli di studio o chissà quali esperienze professionali qualificanti. 6 mesi fa lo dicevo per scherzo, che sarei finito in Parlamento, adesso ci credo veramente. Noi, no, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria. Prego, lasci il senatore Gramazio, su. Senatore Strano,